C'è vita sotto la pieve di San Pietro in Bossolo, a Tavarnelle Val di Pesa. Lo testimoniano i primi ritrovamenti negli scavi archeologici, dagli strati di terra di colore giallognolo a quelli più scuri e compatti, dalle tracce di strutture murarie, alcune delle quali crollate ed altre ricostruite, ai frammenti di oggetti di vita quotidiana, tutti legati ad un periodo storico particolare, il Medioevo. L'indagine è promossa e finanziata dal comune di Barberino Tavarnelle, in collaborazione con la soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e provincia di Pistoia e Prato. Al lavoro sull'area un team di studiosi dei laboratori archeologici San Gallo. Insieme alle strutture, dalla terra stanno venendo fuori anche i reperti, cioè diciamo sostanzialmente soprattutto ceramica in questo caso, e anche la ceramica è vita, perché la ceramica ci racconta di come vivevano, di come mangiavano, di cosa mangiavano e di come cucinavano le persone che vivevano qui accanto alla Pieve almeno 800 anni fa. Come funziona lo scavo archeologico alla Pieve di San Pietro in Bossolo? Ogni strato, unità stratigrafica, le azioni che individuiamo vanno documentate sia fotograficamente, sia graficamente, sia attraverso schedature specifiche, in modo che non si perdano i dati necessari per comprendere la successione storica di questo, dell'insediamento o del sito archeologico che si scava. Per ogni unità stratigrafica o azione vengono raccolti i reperti, in particolare ceramici, e vengono classificati, vengono raccolti proprio seguendo la stratigrafia, e a ogni unità stratigrafica ha un sacchetto con i reperti ritrovati. L'investimento voluto e realizzato dal comune di Barberino Tavarnelle ha ottenuto una concessione di scavo per la durata di un triennio, un'area dove si ipotizza che siano presenti i castelli di San Pietro e San Giovanni. Abbiamo trovato le risorse per investire nell'archeologia proprio perché nel momento in cui siamo andati a fare la fusione e quindi è nato il nuovo comune da circa un anno e mezzo, ci siamo dati come obiettivo quello di andare a cercare le nostre origini. Le risorse economiche che arrivano dalla fusione e che sono cifre molto importanti, ci consentono di fare questo non in maniera sporadica, ma attraverso programmi di archeologia di durata triennale in questo luogo e da altre parti, come ad esempio Semifonte. Il nostro progetto ha un valore inestimabile perché riguarda proprio le motivazioni più profonde della conoscenza della storia più antica dei nostri luoghi, delle ragioni della bellezza di questo territorio, delle ragioni di cui questo territorio rappresenta all'interno della Toscana collinare, uno dei punti nevralgici in cui si svolge la grande storia anche tra Firenze e Siena nel Medioevo, ma anche la storia precedente della nascita della colonia di Firenze fino ad arrivare agli Etruschi, perché no, arrivare fino alla preistoria più profonda. Questo è un momento fondamentale perché vuol dire indagare sul passato, vuol dire anche trovare elementi, raccordi, motivazioni, ma anche valorizzare quello che è il nostro patrimonio, i nostri beni culturali.